siamo pronti. E riguardo i rubaanime? Tienili in funzione. Troveremo il modo di usare le anime che abbiamo raccolto. Diamo l'ordine. Ci arrenderanno? No. Quelli sono i comandanti più fedeli al generale. Se vogliamo mettere fuori uso i rubaanime, dobbiamo sconfiggerli. Sì, esatto. Dividiamoci. Posso combattere. Cosa c'è? Le mie costole. Credo che siano rotte. Dammi una mano. No, Tanya, rimani giù. Stavolta proteggerò io. Noi siamo Erma. Qualsiasi resistenza è inutile. Avvicinati e sentirai l'affilatura delle mie lame. Noi siamo molti. Invece tu sei sola. Anche le vostre anime diventeranno una parte di noi. Fight! Non hai possibilità di prenderti la mia. Non avrai nulla da me, Ermac. Incredibile, Milena. In un'altra vita potevi essere un Ungadi. Preferisco questa, mia cara Tanya. Muoviamoci. Adesso. Milena, aspetta. Padre. Padre, ma sei davvero tu? Sì, Milena. Questo corpo è stato creato dalle anime della foresta vivente. La mia è una di loro. Il tuo attacco è riuscito a infrangere la magia che ci legava. Ora ho io il controllo. Padre! Sei una Ungadi, ma non sei Limei. L'ho sostituita dopo la vostra morte, maestà. Ha lasciato l'ordine per sottrarsi al castigo. Castigo? Ma lei non ha alcuna colpa. Questo non è il momento adatto, padre. Dobbiamo andare. Sei mancato. I miei saluti, Jarrod. Liu Kang, amico mio. Di nuovo insieme.
Felice di rivederti. Ancora una volta ci ritroviamo in circostanze difficili. E ancora una volta avremo la meglio. E come sempre, Sindel, obbedirò ad ogni tuo comando. Accorgersi che i rubanime non sono più attivi. Siamo dentro la montagna. Da qui è impossibile capirlo. Continuano a cospirare. È una storia che non si deve più ripetere. Ci serve la corona. Senza, evocherà altri guerrieri. Potremmo circondarli per guadagnare un vantaggio. Li distraggo io. Voi intanto prendete posizione. Lascia fare a mia madre. Principessa Milina. Recco notizie dal regno esterno. Sindel infine è caduta. Adesso governa il generale Shao. E tuttavia tu sei ancora libera. Questo perché al generale serviva aiuto dall'interno. Io gliel'ho offerto. L'erede al trono che si arrende spontaneamente. Cioè, non ho mai voluto questo fardello. Di certo il regno con il generale... con l'imperatore, Shao, prospererà. Decisione assai matura. La tua saggezza sarà utile al regno. Sì, Shang Tsung, lo sarà. Ma non esattamente nel modo in cui credi tu. Mossa ardita, principessa. È una grande dimostrazione di coraggio. E giunge davvero inaspettata. Dunque anche voi state dubitando di me? Mi assicurerò che tu sia tra le vittime. Fight! Il tuo tradimento sarà punito. Non aspettarti pietà. Aver ripudiato il regno esterno avrà gravi conseguenze. Grazie alla principessa, finalmente è tutto finito. La battaglia, forse, ma certo non la guerra. È vero. Finché la tua benefattrice è libera, resta una minaccia per i regni. Dimmi chi è, stregone. Parli del diavolo? Liu Kang, ti presento Damashi. Damashi? Bene, sei vittima di un inganno, stregone. Tu non sei Damashi. Tu sei me. A dire il vero, tu sei me. Una copia sbiadita, tra l'altro. Resa debole dall'interferenza di Liu Kang. Che sta succedendo? Chi è questo? Questo è lo Shang Tsung che ho affrontato per la clessidra. Pensavo che fosse morto. E io pensavo lo stesso di te, Liu Kang. A quanto pare la nostra battaglia ha liberato energie tali da squarciare il tessuto del tempo. Sono emerse due conclusioni. In una, il vincitore ero io. Nell'altra, invece, eri tu. Ho impiegato molti secoli a scoprire la verità. Ma una volta fatto, ho compreso la strada da seguire. Ho assunto questa forma e mi sono infiltrato in questa linea temporale. Poi ho offerto a quei miserabili un potere straordinario affinché seminassero discordia tra i regni e creassero per me l'esercito del drago. Ho fatto in modo che credessero di combattere per la conquista della terra e del regno esterno. Il mio
vero intento è di sterminare la vita in questa linea temporale, per poi poterla fondere con la mia. Ci avevi promesso i regni, e ora ci mandi al massacro. Eravate pedini, non degli alleati. Serviti allo scopo, vi attende soltanto il sacrificio. Ti abbiamo servito lealmente. Ora hai la corona del drago. Questa è solo un giocattolo. Non ho nessun bisogno di controllare l'esercito. Quello che mi occorre sono le anime che contiene. Addio, Liu Kang. Tu e la tua linea temporale siete destinati all'ultimo. Sembra che abbiamo un nemico comune, almeno per ora. Sappiate che non mi fido di voi. Vi annienterò entrambi alla prima mossa falsa. Melina, che succede? Resistere ormai non ha alcun senso. Questa linea temporale verrà distrutta. Fight! Sei allo stremo. Non ci vorrà molto per finirti. Questo nuovo Shang Tsung doveva procurarsi molti più sgherri. Fatevi avanti se avete il coraggio. Finirò ciò che Raiden ha lasciato incompiuto. La vostra tenacia è davvero ammirevole. Finché non emetteremo il nostro ultimo respiro e finché avremo sangue che scorre nelle nostre vene, non accetteremo mai la sconfitta. Che nobili sentimenti, ma ormai del tutto vani. Nessuno di voi uscirà vivo da qui. Così triste vedere una figlia che perde la propria madre. Se mia madre morirà, non sarà certo l'unica Sindel a perire. Fight! Finirà quando ti avrò strappato il cuore dal petto. Che? Madre, non puoi morire. Non ancora. È la mia ora, tesoro. Almeno la sorte ci ha dato un ultimo saluto. Lo serberò nel cuore. Madre. Adesso sei tu l'imperatrice. Regna con saggezza. Lo farò, madre. Kitana e papà mi aiuteranno.
Sì, lo so. Ma padre, padre, che cosa hai fatto? Ho assorbito l'anima di tua madre. Ora risiede dentro di me, dove è al sicuro. Avanti, presto. Dobbiamo andarcene. Per trasferire un esercito tra i regni avrà bisogno di un portale, giusto? Più di uno. Scommetto che ha creato un'intera rete di varchi. Deve essere qui vicino. Seguiamoli e ci condurranno lì. Concordo. Ma prima dobbiamo aspettare l'arrivo di Raiden e Kung Lao. Che il Lin Kuei non ci assista è imperdonabile. Bi-Han li ha corrotti fin nel profondo. Quando tutto sarà finito, allora penseremo anche a loro. Questo è soltanto l'inizio di una lunga guerra. Il titano Shang Tsung ha preparato la sua linea temporale per affrontarla. Noi non siamo ancora alla sua altezza. Secondo il mio alter ego, il vostro scontro ha lacerato il tessuto del tempo, dando origine a due linee temporali. Ma come sappiamo che non ci sono altre conseguenze? Se ci sono due linee temporali, perché non di più? Perché farsi tante domande, stregone? Hai detto che ci serve potere. Forse potremmo trovarlo in altre dimensioni. Come esattamente? Potremmo radunare alleati di altre linee temporali, inclusi i titani, per creare un'armata devastante. Sempre che esistano. Non ne abbiamo alcuna prova. Andiamo incontro a una dura battaglia. Non possiamo affidare la nostra vita a delle congetture. Se Liu Kang ha ragione, allora la nostra sconfitta è già segnata. Non ci rimane altra scelta. Geras, che ne pensi? È certamente possibile. Tuttavia, io sono solo un servo della Clessidra. Questo va ben oltre i miei poteri. Tale ricerca deve essere fatta dal custode del tempo. E io ormai non possiedo più quel potere. Ma potresti essere in grado di riottenerlo. Cosa? Che vuoi dire? Quando hai rinunciato al controllo della Clessidra, ho pensato che un giorno forse ti sarebbe servito di nuovo. Così, invece di far svanire il tuo potere, io l'ho raccolto e fino ad oggi l'ho conservato in un luogo sicuro. Perché non mi hai mai detto niente? Perché il processo di recupero probabilmente sarà irreversibile. Ritornare alla vita che hai adesso, come protettore della Terra, il ruolo che ami tanto, potrebbe essere impossibile. E non volevi fossi tentato a compiere un simile sacrificio, se non assolutamente necessario. Esatto. Grazie, Geras. La tua saggezza ci ha salvati. Dunque, dove hai nascosto il mio potere? Lo dobbiamo recuperare. Si trova nel Tempio del Fuoco. Racchiuso all'interno del giaguaro di Giada che ti donò il grande Kung Lao. Sì, Geras? Liu Kang si è rivelato più tenace di quanto avevamo previsto. Lui e i suoi compagni sono fuggiti dalla fortezza. Lascia stare gli altri. Trova Liu Kang. È solo lui a minacciare i miei piani. Non avresti potuto scegliere un ricettacolo migliore, Geras. Ho a cuore il dono del grande Kung Lao. Mi ricorda la sua natura meticolosa e il cuore generoso. Una volta recuperato il giaguaro di Giada, dovremo fare ritorno alla Clessidra. E lì trasferiremo il potere del controllo sul tempo in esso conservato. Dentro di te. Adesso che mi ci fai pensare, per tutto il tempo, questo potere è sempre rimasto a tua completa disposizione. Potevi diventare custode del tempo, ma non lo hai fatto.
Perché? Perché io credo fermamente nella nuova era che tu hai forgiato. Il ruolo di guardiano per me è sufficiente. Grazie, Geras. Ora, il processo che proponi, sei certo che mi restituirà il potere? Non posso essere certo di qualcosa che non è stato né provato né testato prima. Ma anche se funzionasse, non abbiamo nessuna garanzia che troverai altre linee temporali oppure degli alleati, perché potrebbero non esistere. Possiamo solo sperare che non sia inutile. Non vorrei separarmi dagli altri. I tuoi campioni affineranno le capacità contro l'esercito del drago. Quella che li attende è la madre di tutte le battaglie. E gli dei anziani li proteggano.